Ciao ragazzi e benvenuti qui in una nuova puntata sul mio canale. Oggi abbiamo poco tempo perché meravigliosamente sono venuti a trovarmi due allievi che vengono a fare la vacanza studio qui a Marbella, a godersi il sole e anche a registrare e a prendere le lezioni qua personalmente in studio. Di conseguenza oggi parliamo di un tema che a me è molto caro, ovvero il suono. Il titolo può essere fuorviante, può sembrare un clickbait, ma assolutamente in questo caso non lo è. Ovvero, non esistono suoni brutti. Una bellissima lezione che il mio maestro di musica, quando imparavo la chitarra, mi ha insegnato, perché io mi lamentavo spesso del mio suono, che non riuscivo a trovare un suono che mi convincesse, mi diceva sempre: guarda che non esistono i suoni brutti, esistono i contesti sbagliati. Cosa vuol dire? Che ogni suono ha un contesto corretto, soprattutto quando si parla di registrazione. Quando vai in uno studio di registrazione, un suono brutto può essere una vera e propria miniera d'oro per il brano. Adesso ti vado a far vedere un esempio, prima con dei sintetizzatori, quindi al pianoforte, e poi parliamo effettivamente di chitarra e vedremo di comporre con un suono oggettivamente brutto di chitarra qualcosina che possa essere interessante, con un po' di esperienza, ecco. Come primo suono, oggi non uso la chitarra, useremo dopo la chitarra, ma voglio farvi sentire un brutto suono synth. È un synth del Korg Triton che più o meno emula, ho cercato di avvicinarmi il più possibile, al OA dell'M1, del famoso synth M1 degli anni 90, all'inizio anni 90, quindi bisogna anche mettere in contesto il fatto che sia un suono vecchio, e come quasi tutti i suoni vecchi che non siano tipo mini Moog, non è che siano il massimo, soprattutto quelli che sono orchestrali, anche se la M1 è stata la primo synth che orchestralmente non era male, però il risultato è un po' questo. Adesso questo è lo A, che è abbastanza bruttino, dite? Abbastanza brutto, no? Se non lo mettiamo così. Sentite che è parecchio finto come suono, un po' meglio se abbassiamo il registro. Ok, un po' meglio se andiamo in minore. Ok, ma come voglio spiegarvi in questo video, i suoni dipendono molto sia dal registro in cui suoniamo che da cosa suoniamo, da che ambiente vogliamo dare. Infatti questo suono, non esattamente questo in realtà, proprio quello dell'M1OA, è quello che è stato usato per fare questo pezzo. Ok, famoso I'm Going Slightly Mad dei Queen. Forse ci vuole più riverbero, ci vuole più un suono lievemente diverso, ma comunque fondamentalmente il discorso è quello. Vedete che bella differenza tra e questo. Vedete che sia il registro, che ho cambiato molto più basso, che l'ho staccato in cui l'ho suonato rispetto al legato in cui l'ho suonato dall'altra parte, fa una grande differenza nel suono. Cioè il suono è dipeso in questo caso da quello che ho suonato, non dal suono effettivo o dalla qualità effettiva del suono. Se andate a sentire I'm Going Slightly Mad, è particolarmente bello nel disco. Tra l'altro, se sentite quello di I'm Going Slightly Mad, forse è anche di minore tessitura di suono, perché questo qua, per esempio, ha questo lieve distorsione sotto, nel senso è già un po' più complesso. Infatti la Triton esattamente emula dei suoni di sintetizzatori che un po' più avanti di quelli del
degli anni 90 della M1, però comunque in ogni caso quel suono ha fatto assolutamente la storia. Ma adesso passiamo alla chitarra, perché in realtà quello che vale sul piano vale anche sulla chitarra. Prima di trovare un suono di chitarra oggettivamente brutto, vi parlo di un suono di chitarra che oggettivamente non piace, che è diverso. Il suono fuzz. Perché il suono fuzz non ha tutto questo successo? Perché fondamentalmente il chitarrista vuole avere un suono sia per quando accompagna che per quando poi fa le parti soliste, cioè non stare a cambiare troppo, no? Avere una continuità di suono. Di conseguenza questo suono qua, soprattutto se accompagniamo con accordi aperti, sentite come il suono è estremamente poco definito, cupo, zanzaroso. Ecco, gli stessi difetti, qualità, però quando andiamo nella parte solista, ok, diventano quasi un pregio. Ok? E questo è un suono che spessissimo viene utilizzato da Eric Johnson, per esempio, nella parte solista. Se voi andate a sentire pezzi come Cliffs of Dover, o più che altro la musica recente di Eric Johnson, scoprirete che questo suono è quello che ha usato spessissimo durante le parti soliste. È vero, ha uno switch di canale e di suono per quanto riguarda la parte di accompagnamento, ma generalmente il suo suono lead, così scuro nonostante l'uso del pickup single coil al ponte, è dovuto dal suono fuzz face, per intenderci, che è un po' riminiscente degli anni 70, però attenzione, con il revival di un certo tipo di suono, soprattutto nei 2000-2010 con Black Crowes, Black Keys, insomma questi gruppi qua facevano grande utilizzo del fuzz, grande utilizzo anche di suoni non canonicamente meravigliosi, ecco, non canonicamente belli, però molto efficaci per quello che facevano, sporchi, cattivi, insomma, belli, secondo me molto giusti. Adesso però sono qua che sto cercando un suono orrendo di chitarra, ce la farò? Dopo un po' di tentativi penso di averlo trovato. Ho cercato di simulare il suono che otterrebbe un super principiante quando compra i classici starter pack, no? Con la chitarra e l'amplificatore, quello piccolo con un cono solo, molto, cioè un cono da 10 per esempio, cioè quindi un suono fondamentalmente molto chiuso, privo di basse, anche privo di alte in realtà, insomma un suono, ho cercato di renderlo brutto, che è questo. Anche solisticamente di te, praticamente non ci sono bassi, tutte medie, senza alte, veramente un suono che se qualcuno mi facesse sentire così dry davanti, direi ok, quel chitarrista lì ha un suono oggettivamente brutto, non c'è niente da dire. Proviamo a trovargli un contesto. Non sarà assolutamente facile, credo. Bene, ho precedentemente registrato una pista di basso cercando di dare un suono di basso molto, praticamente quello che manca alla chitarra, ovvero molti bassi, però un suono abbastanza chiaro, perché questa è scura e manca i bassi, quindi al basso ho cercato di dare un suono insomma diverso dalla chitarra. E adesso andiamo a registrarci sopra la parte di chitarra che ho pensato. We'll be right back.
Non è male, ma io andrei a fare un overdub per inciccionire il tutto. Magari poi panniamo le due chitarre, destra e sinistra, per vedere il risultato. Andiamo a sentire. Sentite che il suono oggettivamente brutto, inscatolato, assolutamente sembrava inutilizzabile, invece poi messo in un contesto con un basso, con una batteria, facendo degli overdub, mettendo un po' di panning, cioè una chitarra a sinistra, l'altra una chitarra più a destra, insomma, usando un po' di trucchi del mestiere, non esiste il suono brutto. Non esiste un suono brutto, non hai un suono brutto, hai solo un contesto brutto. Questa è la differenza. Spero che questo pezzo ti sia piaciuto e anche questo video ti abbia insegnato qualcosa, insomma, a toglierti queste preoccupazioni che noi chitarristi abbiamo sul oh, un suono brutto, nessuno mi accetterà, insomma, togliere alcuni complessi ai chitarristi. Se ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, schiaccia la campanellina per rimanere aggiornato a tutti i miei video. In più, se hai bisogno, se pensi di aver bisogno di lezioni di chitarra, puoi contattarmi alla mail umbertotube@yahoo.com e sarò felicissimo di organizzare le nostre lezioni. Fai in fretta perché sono già al pelo con i posti liberi già per settembre. Quindi fai tu, fai di tu. Con questo io vi saluto e vi do l'appuntamento a un nuovo video.